tesorucci miei, splendidissimi mia! Questa intro molto misera, in teoria è fatta dopo la fine del video. La faccio perché, uno, sapete che io mi riguardo sempre i video, mi sono resa conto che c'è di sottofondo il ventilatore che dà un fastidio allucinante, sembra che io sia tipo dentro un tornado, non lo so, è davvero fastidioso, quindi vi chiedo scusa. Però oramai quel pezzetto l'ho fatto, non ho voglia di ripetere le stesse cose. E anche per dirvi che questo video è abbastanza inutile, non ha un senso. Quindi, se vi aspettate un video dove io dica cose, dove io dica, dove io dico, vabbè, comunque cose sensate o con del contenuto, chiudete direttamente. Un bacio. Non ci crederete mai, ma mi sto truccando. Adesso vi faccio vedere anche che palette sto usando. Sì, non si vede niente, ma poco importa. Tan 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 tan, sto usando questa qui, l'Anastasia, la Prism. Ma sì, va, mi inquadro un attimo allo specchio, tanto non so dove guardare. Comunque, mi sto truccando perché devo andare da Iperbimbo. Boh, oggi tanto mi sono vestita perché dovevo. Sembro un po' strabica, raga, non lo so. Vabbè, così vedete anche la mia stazza. Mi sono vestita stamattina per andare dal medico. Dato che ci sono, siccome dobbiamo vedere se è arrivata la culla che non rispondono, andiamo direttamente da Iperbimbo a vedere. Siccome sono già vestita, ho detto ma sì, faccio la ribelle, mi trucco anch'io, solo gli occhi perché appunto dopo dovrò mettere la mascherina. Vabbè. E niente, quindi mi trucco gli occhi, ne approfitto e boh, esco anch'io, prendo un po' d'aria, vedo gente umana, sperando di non partorire il negozio per una volta che esco. Eccolo qua, il mio bellissimo make-up finito, che make-upone! Vabbè, mi sono truccata gli occhi, vediamo se riesco a farvi vedere. Sì, sono piena di brufoli, raga, guardate qua. Sono una pustola vivente, tralasciando i peli. Comunque ho fatto un trucco molto molto easy, così tanto per truccarmi è venuto anche una cacata perché non mi posso piegare, non posso fare niente di niente, volevo fare una cosa comunque molto veloce per non stare tanto in piedi e boh, chi se ne frega, tanto era solo per truccarmi. Sono gasata, che bello truccarsi, raga, non vedo l'ora di truccarmi anche il viso. Mi manca tantissimo usare i miei bronzer, i miei illuminanti, ecce. Volevo farvi vedere magari meglio gli ombretti, non lo so se si vedono. Ho usato l'eyeliner con quello con i glitter dell'Urban, che sinceramente mi piace un botto. Non so come l'ho messo perché non ci vedo, ma chi se ne fa caldissimo. Mi sono lavata i capelli ieri, ma ho già fatto la doccia di sudore. Infatti, i capelli non hanno più un senso. Vabbè. Comunque tanto questo video me lo staccherò già a breve. Assomiglio a Rose con il vento nei capelli, bla bla bla, sì, va bene, cacchiata a parte. Niente, questo video è abbastanza inutile. Volevo farvi vedere del make-up, però non so dove appoggiare il telefono, non c'ho voglia di tirare fuori l'aggeggino per tenerlo. Siccome devo tenermelo in mano, non ho voglia di fare un video lungo. E quindi niente. Mi rendo conto che non riesco più a sopportare il mascara. In realtà non è che mi rendo conto che non so, cioè che non riesco più a sopportare il mascara. Già dall'inizio della gravidanza, non so se vi ricordate, mi lamentavo che avevo proprio il problema degli occhi secchi. Questo problema degli occhi secchi mi è passato, però non riesco più a sopportare il mascara. Io ho messo il mascara 10 minuti fa, un quarto d'ora fa, non lo so, e già questo mi brucia, sta zona qua mi brucia tantissimo. Questo occhio no, questo sì. Quindi penso proprio sia il mascara. Ma non è il mascara che è andato male o che è marcio, perché è il solito mascara Better Than Sex della Too Faced, che a me piace, mi sono sempre trovata bene, non mi ha mai dato problemi, ma appunto da quando sono in stato interessante, problema qua degli occhi che mi bruciano quando mi trucco, o me li sento proprio secchi, mi lacrimano, bla bla bla, che spero vivamente che sia un problema passeggero. Niente, questo video è abbastanza inutile, ma chi se ne frega, ve lo carico così, tanto boh, mi sono fatta prendere dal fatto che dalla foga, che boh,
ho usato una palette dopo... No, dopo quanto? Mi sono truccata anche... Sì, 2 settimane fa, perché 2 settimane fa sono andata al pronto soccorso e mi sono truccata ovviamente. Se ve lo state chiedendo, tipo, ma vai al pronto soccorso, intanto hai tempo di truccarti? Sì, c'ho tempo di truccarmi, non devo dare spiegazioni a nessuno, avrò le mie motivazioni se mi sono truccata. Comunque, quindi, cosa vi stavo dicendo? Oh, sono cansata che mi sono truccata, non vedo l'ora di ritruccarmi lui. Non vedo l'ora, sinceramente, anche di rimettermi, diciamo, a mangiare meglio, a camminare, siccome, non so se ve l'ho detto nel prima, ho preso 5 kg, insomma. In totale quindi sono a più 15 kg, più 15 kg. Per fortuna ci siamo quasi, ci siamo quasi. Ancora una settimana più o meno ed entro, diciamo, in quella fase dove se partorisco subito o aspetto altre 2 settimane, diciamo che cambia poco e niente, perché i bimbi sono già formati, i polmoni dovrebbero già essere benché formati, forse dovrebbero farsi una settimana esagerando di, come si chiama? Di dove mettono i bambini in quel fornettino, come si chiama? Nella... Già che oggi mi sento di uscire un po', mi va bene. Niente, dai, io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo mio video super misero, super cos'è. Vabbè, mi escono cose strane sul display.